Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Pokémon IT Collection. Da quanto tempo non facevo un'apertura qui? Allora, 16 novembre 2011, uscita data di rilascio ufficiale delle nuove espansioni Pokémon, Pokémon Black and White Noble Victories, in italiano Pokémon Bianco e Nero Vittorie Regali. Allora, che dire, molti mi chiederanno perché non hai comprato il box. Non è un'espansione che mi piace, quindi ho voluto acquistare ho voluto acquistare 15 bustine come inizio, perché diciamo che quello che voglio fare, il mio obiettivo è avere le 4 ultra che escono, e che non sono 4 ma sono 5, le 5 ultra che escono e il mio fuoriserie. Perché in questa è l'espansione, credo, di Bianco e Nero più difficile da completare al 100%, perché all'interno di, come carte, diciamo, importanti rare, troviamo molte holo, tra cui Kyurem, Victini, Drodigon e Hydreigon, e poi come carte ultra rare troviamo 5 ultra, che sono i 3 moschettieri, Virizion, Terrakion e Cobalion Ultra, Victini Ultra fighissimo e N Ultra. La prima carta fatta supporter, credo sia una supporter o un trainer, non mi ricordo, fatta in una rarità così importante. Allora, vediamo. In questa parte aprirò 7 bustine e nella prossima ne aprirò 8. Anzi no, 8 in questa, 7 nell'altra. Allora ragazzi, iniziamo. Iniziamo. Allora, questi sono i 4 tipi di figure che troviamo sulle espansioni, che sono Victini, Kyurem che è fighissimo, Drodigon e Hydreigon. Allora, iniziamo immediatamente ad aprire la mia preferita, che è assolutamente Victini. Wow. Allora, cosa spero di trovare? Bah, in 15 bustine non tanto, perché non sono non credo che si trovino così facilmente le ultra eccetera eccetera, quindi che bello il foglietto nuovo. Non credo sia così facile trovare le ultra, né tantomeno una fuoriserie, quindi spero semplicemente di trovare qualche holo carina. Allora, vediamo le nuove carte. Elgem, mai, non, che non c'era nell'altra espansione, quindi Tynamo, bello. Petilil, Blizzle, questa è un'artwork bellissima del cartone. Litwick, stupendo. Arken, che bellino. Simsir, ecco, qui è un figo, l'unica volta che l'hanno fatto figo. Plumfossil, fossil piuma. Vanillite, reverse. No, non ci credo, wow. Già un'olografica che è anche fighissima, che è Haxorus Holo. Wow, di già. Assolutamente non mi aspetto di trovare chissà che cosa, però wow, già per me va benissimo questa carta come inizio, è splendida. Ok, Haxorus Holo, bellissimo. Adesso Drodigon. Dai. Sicuramente Drodigon è il Pokémon di drago che mi piace di meno, è bruttissimo. Ok, il codice e poi il solito trick per vedere le ultime due carte alla fine. Allora, Elgem, Golett, l'avrei preferito una cosa tipo un po' più figo. Petilil, Blizzle, questo me lo incornicio veramente. Fungus, quanto diamine brutto. Questo Eviolite, Scurolite credo. Swadloon, Durant, questa è la formica assassina schifosa. Crustle, che è reverse ma non comune, giusto? Ovviamente la mia telecamera mette a fuoco, ecco. Crustle. E questo è l'evoluzione di Elgem che si chiama BM, che non mi ricordo mai bene il nome. Allora, veniamo alla prossima bustina del mio Pokémon drago preferito, Kyurem. Mamma mia, che bel Pokémon che è Kyurem. Allora,
Vediamo poi il codice 123, 12. Allora, questo se mette a fuoco credo sia un altro artwork di Elgin. Yamask, quanto è figo anche questo. Un altro Elgin. Petilil. Stankfish, questo è bruttissimo. Questo credo sia la morte fatta Pokémon. Quanto è brutto. Questo me lo incornicio. Questo sarà il prossimo Chubchu. Stankfish il brutto lo chiamerò. Mamma mia. Che cosa orrenda. Swadloon. Durant. Lampent. Beh, pure questo non è il massimo, eh. Sì. Oh sì. Hydreigon Holoreverse. Che figo. E Golurk, raro. Oh wow. Sta andando veramente, veramente alla grande. Quanto sono belle queste carte. Intanto togliamo questa roba. Ok, questa è la quarta bustina. Ne possiamo aprire ancora un bel po'. Ne abbiamo. Dai. Boh, chissà. Sarà così facile trovare le ultra come nelle scorse espansioni. Vediamo. Tynamo. Questa è Litwick versione epica, diciamo. Freelish, che nelle scorse edizioni. Ah, no, 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 mi sto confondendo con Psychodrive. Tynamo, versione orrenda. Axew, tre fiori, molto carino. Cover Fossil, questo Fossil Crrr. Fossil Scudo. Sì. No. Stankfish, versione assolutamente orripilante. Questo si può vedere ancora meno di quello là. Wow. Palpitoad, bello. Litwick Reverse, Psico con la nuova rarità Reverse, diciamo. E Archeops raro. Quanto è bello Archeops. Anche se è più figo il piccolino Arken. Allora, vediamo un po' quante altre bustine ho da aprire. Ne ho aperte 4, quindi se la matematica non è un'opinione, devo aprire altre 4. Che figata, le ho prese tutte diverse. Ok, ragazzi, una cosa importante, non mi dite dove, oh mio Dio, dove ho comprato le bustine, perché ragazzi si sa che le ho comprate da Card Game Club, non, assolutamente non chiedetemelo perché non ce la faccio più 20 volte la stessa cosa, ripetere no. Allora, abbiamo questo fighissimo fungus, Blitzel, epico, Yamask, quanto sei bello anche tu, Axew, Petilil. Wow, ok, tu sei epico. Questo è Bisharp e non so perché quei maledetti l'hanno fatto non comune. Va bene. Itmore, un altro Pokémon che avrei fatto raro. Electrike, come volete. Fossil Scudo Reverse, anzi lo chiamerò Cover Fossil Reverse. E Lilligant tutto sbrilluccicoso. Sbrilluccicoso non perché holo, ma sbrilluccicoso perché sbrilla. Raro. Ok. Un'olografica, un holo reverse e carte rare che ovviamente non ho. Mi sta andando più che bene, dai. Codice. Allora. Oh, dove vai? Pansier, quanto sono belle le scimmiette. Ponyard, bello. Carrablast, Larvesta, ecco un altro epico della situazione. Elgem, versione brutta. Itmore, Durant, Kryogonal, ecco questo è il Pokémon che non ha proprio senso. Il Pokémon che secondo me ha meno senso di tutti. Wow! Quanto sei bello! Non tutti credo l'abbiano capito, però io non l'avevo ancora capito. Gli occhi qui, questi sono occhi, queste cose. Quanto sei bello, mamma mia. Livanni, questo è un artwork di Psychodrive, che ho giapponese. Ed è raro, giusto? Giusto, telecamera? Telecamera, giusto? Ve lo dico io, è raro. E sì, e vai, lo volevo holo, non lo volevo reverse. Hydreigon holo. Mio, quanto è figo.
Ok. Due holo, 15 bustine? Ma sì, dai. Che figata assurda. Altra bustina penultima dell'apertura delle 15 bustine. Allora, che troviamo? Un Dwebble, che è veramente bellissimo, sbrilluccicante. Tainamo. Sì, è Tainamo. Axew. Mienfu. Yamask. Queste sono tutte artwork del cartone, che bello. Garbodor, tu sei inguardabile più di Stunfish, ma tu hai un posto d'onore qui. Stunfish, ecco, parli del diavolo. Questo credo sia Mian Shao. Sì, che bello che è. Emolga Reverse con questa reverse di tutte le saette qui. Emolga. Druddigon. Wow. Ok, quindi mentivo, non esce Ah no, esce un'altra olograficità diversa di Druddigon, raro. Bene, bene, bene. Oio. Ultima bustina, cosa troverò di questa prima parte? Ragazzi, vi ricordo di seguire sempre i video delle 160 bustine e di mettere un bel mi piace. Voglio tante votazioni per questo video perché ci piace avere votazioni, come dire. Allora, ci fa capire quanto ci volete bene. Mienfu, tu sei l'arvesta, sì. Timbur, questa artwork già l'ho vista da qualche parte. Yamask, Elgiem, lo chiamerò così. Cover Fossil, Kryogonal, il più brutto del mondo. Swadloon. Elgiem Reverse e Reuniclus raro, quanto sei felice Reuniclus, beato a te. Ok, allora, per questa prima parte è tutto ragazzi, nella prossima parte, le prossime 7 bustine, Stunfish vi saluta, Chubchu non è da meno, e arrivederci, se ne vola, e arrivederci alla prossima, vai, vai Chubchu, vai, alla prossima parte, quindi la seconda parte, in cui aprirò 7 bustine in anteprima di Noble Victories. Ciao ragazzi!